presente e il futuro dello smart working? Allora, nel presente sicuramente lo smart working si è diffuso negli ultimi anni veramente in modo impressionante, soprattutto nelle aziende di servizi, quindi la telefonia, ma anche molto il mondo bancario e non solo. Nel futuro ci sono un po' due elementi importanti da andare a identificare. Da un lato è l'evoluzione in tutto il mondo del manufacturing, quindi nella produzione, dove oggi sembra impossibile, ma in realtà oggi si è portato l'esempio di alcune realtà come Tetra Pak che sono riuscite a portare lo smart working anche proprio nella, tra virgolette, catena di montaggio. E poi è veramente, questo è molto futuristico, effettivamente un'evoluzione dei ruoli, delle attività, che non è più basata tanto appunto sul ruolo che la persona svolge, ma sulle competenze, e che potrebbe portare proprio a un uso libero, a mettere a disposizione il proprio tempo per diverse realtà, per diverse aziende, basato su quello che le persone sanno fare meglio. Quindi questo è un futuro veramente, diciamo, avanti, al di là delle regole che oggi ci sono, ma che effettivamente potrebbe essere. Lo smart working è iniziato da Milano, lei si è posta l'obiettivo ambizioso di portarlo a livello nazionale. Come siamo partiti e dove arriveremo? Siamo partiti l'anno scorso con una giornata cittadina dove la risposta è stata subito così alta che la consapevolezza è stata quella di aver intercettato un bisogno reale. È un bisogno delle persone di avere un maggiore equilibrio, di avere maggior benessere. È un bisogno che si posa anche sulla voglia di cambiare, un grande senso di cambiamento rispetto a una concezione del lavoro che forse è ancora un po' anacronistica e che quindi tende un po' a ingabbiare le persone in spazio e tempo quando ormai è completamente superata questa necessità di essere fisicamente in un luogo. Questo grande successo quest'anno ci ha travolto ancora di più, quindi sempre più persone stanno aderendo, è diventato materia di discussione nei social media, vuol dire che si riconferma questo interesse. Da qui l'ambizione a farne una giornata nazionale, perché lo capiamo e lo stiamo sperimentando che quando si asseconda un bisogno, questa voglia di cambiamento, ma c'è necessità di cambiare un contesto culturale, sperimentare è la parola magica, provare se stessi, provare a raccontarlo, capire facendo il lavoro agile quali sono i pro, i contro, gli aggiustamenti necessari, ecco, solo facendolo si capisce la portata e la valenza di questo strumento, di questa modalità. Quindi giornata che nasce da Milano, giornata che va avanti, che può diventare nazionale, vuol dire ricordare alle persone questa modalità di lavoro, portargliela nella loro agenda e quindi contribuire a quello che io continuo a credere un profondo cambiamento e miglioramento della propria vita. Grazie. Grazie a voi.